contrastare ogni forma di criminalità e di attività criminale o delittuosa in genere di contrasto al terrorismo deve trovarci oggi più che mai fermamente impegnati nella ratifica e nella piena successiva implementazione degli strumenti di ratifica. Questa scelta rafforza noi e rafforza il contrasto a ogni forma di criminalità internazionale e transnazionale, oltre a creare le condizioni per una crescita, a mio avviso, culturale, sociale e politica nel pieno rispetto dei diritti umani per tutti i paesi che si riconoscono in una comunità internazionale, quindi anche il Kazakistan. E quale strumento migliore, Presidente, e chiudo su questo, di un accordo di questo tipo per contrastare tutte le forme di criminalità internazionale? In un'area del mondo in cui è importante avere una presenza strategica europea e anche del nostro paese, come quella dell'Asia centrale. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica numero 2676A, ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per le loro produzioni, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009. La votazione è aperta. Colleghi, vi pregherei di accelerare il raggiungimento delle vostre postazioni.